Lui è Jaeger, un uomo depresso dopo la rimozione dell'Akkog su Rainbow Six Siege. Cerca di fare yoga per dimenticare l'accaduto, in un prato, con la sua Lamborghini giallo canarino, in una splendida giornata, senza nuvole, col sole. Beh, ma cribbio però, proprio ora doveva iniziare a piovere? Ma non è possibile! Decise così di andare in un locale a luci rosse. Per distaccare la mente da quel brutto giorno dove Ubisoft decise di togliere l'ACOG sulla sua arma preferita. Donne e soldi erano l'unica soluzione. Il divertimento per dimenticare tutto. Un ballo lap dance davanti a sé poteva solamente sconfiggere la depressione. Sganciamo i soldi a questa troia. Niente da fare, nemmeno la serata luci rosse è servita ad aiutarlo. Così decise di prendere la sua Lamborghini giallo canarino e di andare in autostrada a 130. Martin Garrix! Oh cavolo, ma questa Lamborghini viaggia di più di 130, pensando così al suicidio, così facendo un incidente grave. È la fine per lui? No, perché non arrendendosi contro il suo peggior nemico, la depressione. Decise di andare contro le forze dell'ordine di Los Santos, creando così molto caos per la città di Los Santos, facendosi seguire da FBI, polizia, elicotteri. Chi più ne ha più ne metta, ma lui, senza alcun pensiero di arrendersi, sfidò le forze dell'ordine di Los Santos. Cioè, ce ne vuole però di coraggio per fare una roba del genere. Oh, Gesù, Giuseppe, Maria. Quel giorno che riuscì a seminare gli sbirri, decise di andare a divertirsi all'aeroporto di Los Santos, praticando drift con la sua fottuta Lamborghini giallo canarino, pericolato nel bel mezzo dell'aeroporto tra aerei che atterravano e partivano, praticando drift a tutto gas, schiacciando il suo piedino come un dannato sopra il pedale. Non riuscì a sconfiggere il suo peggior nemico, la depressione afflitta in quel giorno, quando Ubisoft decise di rimuovere l'ACOG. Prova ad andare a Santa Monica a suonare la chitarra, suo strumento preferito, pensando: con della sana musica riuscirò a liberarmene, chiedendo così qualche spicciolo da bravo barbone depresso per portare avanti la sua vita, quella vita ormai rovinata dalla depressione di quel fottuto ACOG, migliore amico delle mille avventure. Decise così di spolverare il suo caro amico Quad, una moto a quattro ruote. Andò a fare enduro in mezzo alle montagne, un po' come Heidi, però Heidi non fa enduro, così usando l'acceleratore con tutta euforia. Sono veramente euforico. Qualche sgommata a terra, ma non riuscì a trovare quella l'ispirazione di uscirne così facilmente da quel brutto e fottuto incubo infinito. L'unica soluzione sarà proprio questa? Tranquillo in una spiaggia deserta, una sigaretta, uno spinello e via, così da dimenticare tutta quella merda di situazione, fuori da mille problemi, tra cui il suo grande problema, la depressione dell'ACOG. Grazie Ubisoft che hai fatto rimanere male molte persone facendo di testa tua, ma Jaeger è tornato più forte di prima, a fare spawn kill con qualsiasi mirino. Tanto ci andavamo 50 minuti prima con Doc e Rook, quindi non è che cambia molto. E niente ragazzi, questa qui era una mini parodia di un uomo depresso, ovvero Jaeger su GTA 5. E sì, avendo il modello, ho voluto fare questa mini parodia. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare un bellissimo mi piace, iscrivervi al canale, condividere i video a tutti i vostri amici, mi raccomando. Soprattutto ad amici che ci sono rimasti male e erano super depressi per questo avvenimento dell'ACOG, purtroppo. Grazie Ubisoft di nuovo. Passate le social in descrizione. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella.